Carissimi amici della programmatoria, buona domenica. Avevo promesso di radermi con il mitico Sick Bay, ma durante il video che ovviamente ho abortito, guardate qua, mi è rimasto in mano praticamente serrandolo, non posso farvi la rasatura, mi è rimasto in mano. Però magari si può incollare, non lo so, però è difficile, sono 3 pezzi. Vedremo in futuro. Purtroppo il nostro eroe, il Sick Bay, già armato con una perma sharp, è rimasto in mano. Lo sono. Niente. Cioè. Quindi, niente, facciamo un'altra cosa. Proviamo con gli stessi elementi che avevo messo in campo, diciamo, per il Sick Bay, il mio nuovo arrivato, che è il Razorock Lupo 072. Vediamo se c'è scritto qua dietro. Pensate che dobbiamo usare il Razorock Lupo come eccolo qua. Con il suo copritestina e il pettine, lo faccio vedere per bene. Acciaio 316L Marine Grade, quindi d'alto grado di anti-corrosione, e il manico Halo, che io devo dire non mi fa impazzire, però era così alta diciamo, la velocità in cui bisognava acquistare questo rasoio, perché stava finendo, che ho dovuto prendere quello che c'era, ma c'era il manico Halo. Benissimo, allora io ho preparato una cosa tutta turca perché pensavo di usare Sick Bay. Sick Bay è finito come avete visto, quindi facciamolo lo stesso però. Ho preparato un bellissimo More For You, qui siamo su livelli inesitati, eccolo qua, inesplorati. All'olio di palma, sapore praticamente rigido, profumo di sassiume per piatti, una roba abbastanza pungente, e il famoso pennellazzo ispido, che alcuni turchi mi dicono essere non un maiale ma un cavallo, ma io non lo so, cioè sinceramente, perché pare che loro, così, una cosa che ho scoperto recentemente, usino più il cavallo, ma non è un cavallo moro, è quello durissimo, se è un cavallo, io non lo so, comunque sicuramente è qualcosa di veramente ispido, irsuto. Eccolo qua, l'avete già visto all'opera. Allora, io metterei 2 gocce d'acqua in questo. Così facciamo un po' le stesse cose che abbiamo fatto. E qua 2 gocce d'acqua da ammorbidire, anche se con questo pennello non ci dobbiamo dire per niente, perché porta via qualsiasi cosa. E io avevo la perma sharp, che sono finite, era l'ultima, ma ne ho ancora di là da qualche parte. Vediamo se riusciamo a estrarre, a mio rischio e pericolo. No, eccolo qua, ce l'ho fatta, estrarre, perché la lametta è nuova chiaramente, dal Sick Bay. La lametta, insomma, c'è un'operazione molto delicata che non bisogna fare a casa, cioè di prendere la lametta da qua è l'unico modo, perché vedete dove si è rotto, ecco, questo era il punto, che proprio provare ad incollare, vediamo se poi funzionerà. Ecco, adesso posso prendere dai lati e via. Allora, inseriamo la lametta nel coprilametta, nel Razorock Lupo Stainless Steel Marine Grade, siamo sugli 80-90 grammi. Vedete, eccolo qua, armato, pronto a mordere il lupo. Chissà se morde, barba di un giorno, quindi vedremo. Allora, qui iniziamo a prelevare il nostro More For You turco. Questo lo usano i barbieri in Turchia.
prelevare preleva. Tanto bagno un po' il viso. E d'altronde è rimasto in mano, che devo dire. Cose capitano con i figli. Prende plastica. Allora, andiamo a montare in viso questo saponaccio. Morfolio. E quanto mi manca da poter andare i miei 20 giorni in Turchia. Ma speriamo che si diano una mossa con questi vaccini, queste varianti, e ci liberino. Un bucato. Olio di palma che dovrebbe proteggere, il pennello ispido, eh. Dicono che sia cavallo, io non, chiaramente dicono che loro non usano le maiale per i pennelli, però chiaramente io non è che spiego, cioè, parli ancora turco, quindi non è che mi spiego. Però non un cavallo, ripeto, come quello che usiamo in Occidente, anche se la Turchia è Occidente. Anche se un Occidente particolare. Un cavallo diverso, ispido, irsuto, pungente. Guarda che roba. Sei cavallo, ma io credo di sì, perché effettivamente, ragionando sulla logica che l'Islam proibisce l'utilizzo del maiale, dovrebbe essere realistico. Andiamo, lupo. Con la perma sharp. Il taglio è netto e la lama si sente molto poco. Quindi positivo, eh. Si dice che sia ispirato al Wolfman VR1, che tra l'altro ho appena ordinato, ma in realtà ha dei particolari molto diversi, anche solo i canali di scolo e il coprilametta. Magari lo ricorda nelle geometrie. È appena andato. Molto bene, direi. Sciacquo. Chiaro che il profumo del sapone, diciamo che non è il massimo, però protegge. Diciamo che abituati ad altre cose. Protegge e monta, vediamo se c'è scritto gli ingredienti, se è un tallo, se non è un tallo, vediamo un po'. Ingredienti. Sì, tallovato, potassio tallovato. Ecco perché. Montaggio è. Come qualcuno dice, tecnicamente è un sapone eccezionale,
Il profumo, vabbè, lasciamo perdere. Mi ricordano quei detersivi per lavatrice anni 70. Ecco qua. Inizio. Aspetta, un po' d'ordine, poi faremo le nostre conclusioni finali. Allora, pelo obliquo o pelo traverso? E contropelo insieme, parlando un giorno, in realtà. Vi dico che ieri mi sono fatto la barba con questo rasoio, barba di 3 giorni, e il risultato è stato perfetto. Un BBS. Molto preciso, eh? Body mapping, ci siamo, direi. Ecco qua, piccolo rifinitore e siamo a posto. Di nuovo una rasatura eccezionale. C'ha col viso con acqua fredda. Tamponiamo. Rimane questo odore di detersivo, ma adesso poi ci mettiamo un po' di cose sopra. Allora, innanzitutto facciamo un giro di tonico astringente, eccolo qua, il nostro Tires con Wicezzle, quindi gli diamo una nota. Male non fa, anche se non ci sono né red point né tagli né niente. Rasoio molto efficace ma molto delicato. Allora, che dire? Innanzitutto parliamo delle cose che non conosciamo ancora. Ovviamente parliamo del nostro Lazzaro Lupo. In questo caso, nella versione 0, no 0, sì, 0 e 72, armato con la permasciarpa, che adesso va a finire direttamente nel suo cimitero delle lamette a suolo sciacquo, lamette che sta dopo un anno di nuovo andando in overbooking, ma io l'ho bucato sotto, quindi lo svuoto e poi smaltisco le lamette e cominciamo da capo. Asciugo il rasoio in modo da poterlo andare bene. Allora, la combinazione che ho usato oggi è una combinazione che non è quella di ieri, ho usato l'Astra Blu per una barba di 3 giorni. Qui abbiamo, le sono finite, Perma Sharp con il lupo, Stainless Steel. Ora io non so. Se questa sia una versione limitata, come alcuni dicono, perché io ho letto tante cose,
o se verrà commercializzata in maniera normale, ma è un rasoio che io consiglio tantissimo perché è un rasoio che è veramente preciso, tagliente, ma allo stesso tempo delicato, con un prezzo che è assolutamente ancora accessibile, cioè è ampiamente sotto i per 80-90 dollari, però ripeto, non mi ricordo esattamente quanto costi. Quindi un pezzo veramente fatto bene. Non so se sia una copia, se si ispiri al Wolfram, che tra l'altro l'avrò fra poco, ma sicuramente è diverso, cioè non è uguale del VHR1, non mi ricordo come si chiama Wolfram, che si ispirerebbe a questo, anzi, scusate, al quale si ispirerebbe questo modello. Già dalle screnature, il bordo che avevano vedete frastagliato, con questi dentini, specie di dentini, però la caratteristica era la delicatezza, delicatezza e efficacia. Peso equilibrato, siamo sugli 88 grammi se non erro. Il manico a me non fa impazzire esteticamente, ma rende bene perché c'è un bel grip questo halo. Poi ne hanno anche tanti altri loro, però bisogna capire quali sono le disposizioni. Io quando l'ho acquistato c'erano veramente, andavano via come il pane proprio questi rasoi. Cioè, da un minuto all'altro dicevi, ci facevano una scelta, poi ci passavi un attimo e dicevano non è più disponibile. Quindi ho dovuto prendere quello che c'era. Per il resto siamo sempre lì. Ve l'ho già fatti vedere altre volte. Siamo per quelli che amano prodotti, diciamo, di consumo, tra virgolette, non di lusso, qua siamo all'apogeo perché abbiamo un pennello che, voglio dire, guarda l'attaccatura del nodo, cioè, ispido, però efficace, cioè, questo è incredibile. Questo qua sono ormai 5 anni che è avanti, poi non lo uso chiaramente tutti i giorni, però tutte le volte devi fargli una notte di ammollo, un mutaggio a vuoto, cioè comunque. E poi questo More For You che ha un odore, per me, che non è il massimo perché è forte, sa molto di, appunto, di detersivo così, però a livello di protezione è promosso. Quindi per chi magari non ha tanta, non gli frega niente, insomma, dell'odore del sapone, poi chiaramente non è che si trovi molto questo sapone qua, che lo compro in Turchia, appunto, nelle bancarelle, quindi è un sapone che secondo me non si trova neanche, forse su internet, non lo so, forse su eBay. Però è un sapone che comunque se uno vuole spendere poco e avere un prodotto performante, perché no? A livello di tecniche di montaggio e tutto quanto. I tires sembra un aiuto che io ormai utilizzo sempre, quindi non metto nemmeno più nella foto, però aiuta molto comunque per quello che molti chiamano il post. E poi per rimanere in Turchia, io avevo preso, sempre in Turchia, in un negozio del parrucchiere turco, mi guardavano come fosse un matto, che non è questo italiano che viene nel negozio del parrucchiere turco e chiede le gli aftershave, le colonie turche per i barbieri turchi, che mi prendono però per scemo. Infatti io poi ho fatto vedere i video, così, ah, così mi fa vedere i video. E ora questa serie di colonie Barber, che tanto sono anche in Italia da quello che ho visto, Marmara, nel mio caso si chiama Marmara, il numero 1, c'erano tanti numeri, ce n'erano almeno 6 o 7, se non erro. Ecco qua, rigorosamente, 70 gradi, made in Turkey, eccolo qua. Questa è un'acqua di colonia, va benissimo come loro lo usano come barba. Barber, mai usato né questo, qui sono anni, ma oggi le inauguriamo. Non è male. Non saprei descrivere il profumo, ma è molto classico. Non è male. Poi vi dirò della persistenza, ma comunque qua ce n'è mezzo litro, guardate. Anche lì pagato due soldi proprio perché chiaramente stiamo parlando di altri prezzi. Bene, che dire, l'abbiamo spagato anche oggi. Mi spiace non avervi potuto presentare il
mitico ormai Sick Bay, ma magari lo riesco a riparare, che ne so, anche solo per una sbarbata. Va bene, io vi ringrazio e chiudo con una piccola, sia chiaro, non polemica, o considerazione. Quindi finisce la rotatura e inizia una considerazione. Ho letto su YouTube, scusate, su Facebook, delle critiche, secondo me, esagerate e generalizzate, perché secondo me quando uno può criticare, cioè se io metto la faccia in un video, è giusto che io prenda, come dire, il rischio di essere criticato. Ci mancherebbe ancora. Cioè, chiunque si esponga pubblicamente non può lamentarsi se riceve critiche, anche se sono ingiuste. Però io chiedo, in generale parlo, che quando si criticano delle categorie di persone si faccia un discorso più specifico. Ora, in questo post di Facebook in un gruppo leggo di un utente che scrive: "Ah, questi, adesso si chiamano tuberi, cioè sarebbero quelli che fanno questo mio gioco, è un gioco, di fare i video della lavama su YouTube, che parlano male, che sono che sarebbero, io uso condizionale perché non voglio, non ho notizie, quindi sarebbero al soldo di questo, di quel produttore, e quindi parlerebbero male di quell'altro produttore ancora." Ora, chi scriveva questa cosa qua, da quello che mi pare di capire, era un venditore, un produttore, non lo so. Ora, io dico, cari produttori, cari venditori, se voi non volete più che questi tuberi, perché poi ci può essere quello come me, che voi, sapete, io non ho mai preso soldi per fare una recensione di un prodotto. Mi avranno regalato qualche pennello, mi hanno regalato due rasoi, ma ripeto, il 99% delle cose le ho comprate con i miei soldi. Quindi non... E il giorno in cui romperò le scatole, saluterò tutti, vi dirò: "Ah, adesso sono un piacere", ma non perché nella vita uno magari si stanca anche, non è questione. Ma se veramente, io non lo so, veramente non lo so, se veramente c'è questo, tra virgolette, giro di business, no? In cui c'è qualcuno che viene pagato per fare recensioni, piuttosto... allora, se voi pagate una persona per parlare bene del vostro prodotto, non so, è ovvio che ci sarà un altro che pagherà un'altra persona per parlare bene del suo. E alla fine ci sarà magari una critica al prodotto che non è, tra virgolette, sponsorizzato. Quindi la ricetta, invece di scrivere queste cose su Facebook, dicendo i tuberi, a parte che, come dico sempre, anche il tartufo è un tubero, anche il tartufo bianco d'alba è un tubero. Non pagate di più, cioè non regalate di più la roba. Cioè, voglio dire, se il problema è che queste persone, eventualmente, io non lo so, ripeto, ma leggo questi post, continuo a leggerli, come dire, non si comportano in maniera corretta, oppure secondo voi non si comportano in maniera corretta. C'è una strada molto semplice, cioè siete voi quelli che avete in mano il coltello, cioè basta, finito, rimarranno quelli come me che si comprano le cose per fare i video, che magari prima o poi si stuferanno, perché magari giustamente la vita cambia, non lo so, rimarranno quelli che lo fanno veramente per divertimento, passione, quello che... e quelli che invece lo fanno per interesse non ci saranno più. Quindi, e siccome voi lamentate le critiche dicendo: "Ah sì, questo critica quell'altro perché ha dietro questo qua", queste cose qua non succederanno più. Quindi io vi invito a, non perché io mi sia offeso assolutamente, ma siccome faccio questo gioco, sono anch'io un tubero, no? Giusto? Quindi decidete che vi va bene avere queste persone che comunque valorizzano la sua tradizione, perché ricordatevi che ad esempio io ho conosciuto un importante produttore artigiano, ecco qua c'è Trevor che conferma, attraverso YouTube, attraverso la visione di un canale che seguivo. Quindi non è vero che sia tutto male, no, per i produttori, però voglio dire, non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena. Se non vi va bene che ci sia questa guerra, tra virgolette, chiamiamola così, presunta, perché io la leggo, non la vedo ogni tanto, noto qualche battuta, qualche riferimento, ma
E allora siete voi che per ora state foraggiando. Quindi attenzione, che prima di criticare chi va in video a fare un gioco, perché per me è un gioco, non so, so che per altri è un gioco, per alcuni no, ma per tanti sì, pensateci due volte e riflettete sul fatto che siete voi ma se è vero quello che è scritto, sponsorizzando, foraggiando questo o quel tubero, alimentate questa, tra virgolette, guerra. Quindi attenzione che, come dire, è un po' come criticare se stessi. Mi volevo togliere questo sassolino nello scarpa perché effettivamente mi sono un po' rotto le scatole di essere assimilato anche a persone che io non conosco, che non so neanche se esistono e che secondo queste voci, secondo questi siti, secondo questi gruppi, sarebbero, tra virgolette, prezzolate, diciamo così, in qualche modo. Ecco, io non lo so se esistono, non lo so se sia vero, però non fateli tutta l'erba un fascio, perché c'è chi lo fa come me e sono trasparente. Quando mi regalano un pennello lo dico, quando mi regalano un rasoio che ho pidato una volta, adesso con disegno cosmetico, lo dico, ma nel 90% dei casi questa roba è una cosa che io mi sono comprato, ho pagato, quindi non c'è nessun problema, non ho niente da, come dire, ringraziare nessuno. Il cane mi sta criticando, non è d'accordo, quindi io a questo punto vi saluto, vi auguro buona domenica e buona barba a tutti.